Dal 500 questo isolato di Via Marconi ha ospitato prima il monastero e poi la chiesa di Santa Caterina, consacrata nel 1564, poi ancora le case di ricovero e dell'industria destinate ad accogliere i poveri della città e gli orfani. Inizia da qui la mostra nel cuore di Via Marconi, 5 secoli di solidarietà, promossa dalla Fondazione Fevos Santa Toscana, che qui in Via Marconi, al numero 21, dal 2019 ha aperto un suo bazar solidale. La mostra, un percorso di 11 pannelli, li getta luce sulla storia di questo importante complesso architettonico situato nel cuore della nostra città, che ospita da ben 5 secoli enti e istituzioni la cui missione era il sostegno alle persone bisognose, così come oggi è Fevos. La mostra è nata per rispondere proprio a richieste, a domande specifiche dei frequentatori del bazar, donatori o persone che vengono qui ad acquistare, vedendo questi spazi così belli, il cortile, la loggia, il chiostro. Ci chiedono sempre: ma dove siamo? Che luogo è? E quindi, per rispondere in maniera strutturata, appropriata, abbiamo commissionato una ricerca storica ai nostri sostenitori, i professori Lorenzo Facci e Mario Geckele, che ne hanno curato i contenuti, la ricerca. È una mostra che va dalle origini e poi si sviluppa attraverso i 5 secoli, dal XVI secolo ad oggi, e per questo l'abbiamo chiamata 5 secoli di solidarietà, perché nelle varie vicissitudini, tra cambiamenti di enti e istituzioni, però comunque c'era un minimo comune denominatore, che era qualcuno che si occupava di altri. E noi facciamo la stessa cosa, noi ci occupiamo del bene degli altri. Qui in questo luogo dove questa secolare storia è partita, la chiesetta di Santa Caterina alla Ruota, scrigno di opere d'arte di pregevole valore, oggi è chiusa al pubblico. C'è bisogno di fondi, l'Istituto Assistenza Anziani, che gestisce questo bene, porta avanti l'attività di fundraising anche attraverso iniziative come questa. Nel frattempo il contenuto della mostra diventerà un libro, 5 secoli di solidarietà, edizioni 03, a cura di Alfredo Dal Corso, presidente della Fondazione Fevos Santa Toscana, un libro che sarà disponibile sul sito edizioni03.com e su ordinazione in tutte le librerie italiane. Il ricavato di questo libro servirà a finanziare ulteriori iniziative solidali.